Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e benvenuti a questo ciclo di seminari promosso dall'Istituto Luigi Sturzo in collaborazione e con il sostegno della Public Diplomacy Division della NATO, un ciclo di seminari dedicato al tema del rafforzamento delle relazioni transatlantiche di fronte alle sfide comuni e in particolare alla NATO anche come comunità politica. Il seminario di oggi si inserisce quindi in questa riflessione più ampia, che vogliamo proporre e che oggi approfondiremo con i nostri relatori, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi, e affrontando in particolare il futuro della cooperazione NATO-Unione Europea. Perché questa riflessione oggi? Diciamo, il progetto è nato in concomitanza con la nuova presidenza di Joe Biden, che ha sicuramente aperto una nuova stagione nelle relazioni transatlantiche, grazie ad un approccio diverso, positivo verso la NATO, l'Unione Europea e in generale gli alleati occidentali. Questo è stato in qualche modo confermato anche dal vertice di Bruxelles dello scorso giugno, che ha aperto una nuova pagina per la NATO, pronta a guardare al 2030 e anche a rafforzare la cooperazione con l'Unione Europea. Nel frattempo il quadro è particolarmente complesso, lo sappiamo, e le trasformazioni in atto nel sistema internazionale, quindi la competizione geopolitica fra grandi potenze, la crisi parziale della globalizzazione, le tensioni fra sistemi democratici e liberali, l'aumento dei rischi transnazionali, nuove questioni come quella ambientale, la crisi sanitaria, sono tutte questioni che ci dimostrano l'esigenza di una maggiore cooperazione transatlantica. D'altra parte, per l'Europa è diventato sempre più necessario definire i contorni di un'azione autonoma rispetto agli Stati Uniti anche in ambito di difesa e di sicurezza, viste, ad esempio il modo traumatico in cui le truppe si sono ritirate dall'Afghanistan, questione che ha riacceso un po' il dibattito sull'autonomia strategica e sui rapporti appunto tra NATO e Unione Europea. Cooperazione NATO-Unione Europea porterebbe sicuramente grandi benefici per tutti, ma restano, lo sappiamo, forti ostacoli anche legati alle diverse agende dei paesi del vecchio continente. Quali sono allora le prospettive di questa collaborazione? Quali sono le aree in cui è possibile ipotizzare una maggiore cooperazione e quali sono invece gli ostacoli che rimangono? Quali sono i fattori esterni dell'alleanza determinanti, come si colloca in questo quadro il progetto europeo per una difesa comune? Sono tutte domande alle quali cercheremo in qualche modo di rispondere o di affrontare oggi con Stefano Stefanini, Alessandro Politi, Erika Pepe, Giovanna De Maio, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi. E siamo in diretta sui nostri canali social, quindi Facebook e YouTube. Ci sono tanti studenti e tanti giovani che ci seguono e abbiamo voluto chiamare qui con noi oggi anche Maria Felicita Mucci, che è una delle fondatrici dell'Osservatorio Germania, Italia, Europa, e Marzia Granati, che è una delle cofondatrici del Cenacolo Studi Diplomatici Internazionali. Entrambe iniziative della LUMSA che in qualche modo dimostrano, secondo me, l'impegno e la volontà dei giovani di trattare temi internazionali, di conoscere ed entrare a far parte della riflessione in atto. Come sapete, era previsto un saluto iniziale dell'ambasciatore Francesco Maria Talò, che invece ci raggiungerà per le conclusioni finali. E a questo punto, senza allungarmi ulteriormente, lascerei subito la parola all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e rappresentante permanente presso la NATO. E a lui abbiamo chiesto di darci una breve panoramica per inquadrare il tema di oggi, evidenziando quindi le questioni principali e di affrontare anche il tema proprio della difesa europea, un tema che ha affrontato di recente in un articolo, in un'analisi molto interessante che ha pubblicato con Aspenia. Ambasciatore Stefanini, la ringrazio perché so che è bloccato nel traffico e nonostante questo è qui con noi e quindi le lascio la parola. Ero bloccato nel traffico. Buonasera. Adesso buonasera Loredana, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera, benvenuto. Quello che farò io è, diciamo, io sono l'avvocato che vi vuole dare i motivi che rendono necessaria questa collaborazione NATO-UE. Poi lascerò Alessandro e gli altri relatori. Mi dispiace di non poter rimanere con voi il resto della serata o del seminario. Lo spiegare magari quali sono le difficoltà, alcune le accennerò, ma non a tutte. Allora,
posso riassumere in una frase quello che sarà il mio intervento, però poi parlerò ancora. La NATO e l'Unione Europea sono come due amministrazioni separate che sono arrivate a un punto in cui devono diventare una joint venture. E queste hanno lavorato bene separatamente, però non basta più. E questa non è una sfida da poco. Storicamente hanno le stesse radici, che sono figlie del tentativo di creare un ordine mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le stesse radici dell'ONU, la NATO e l'Unione Europea ovviamente occupano lo spazio europeo e euroatlantico, ma se facciamo un passo indietro di 70 anni e più, in quel momento c'era stata la guerra anche nel Pacifico, evidentemente, però una volta risolto il problema dello spazio atlantico ed europeo, si era a buon punto. Quindi dividono e si intersecano nello stesso spazio geopolitico, in realtà molto più di quanto l'uno o l'altra vogliano riconoscere, perché la pace in Europa, che è il grande successo dell'Unione Europea, del processo di integrazione europea, deve molto al fatto che gli americani, a differenza della Prima Guerra Mondiale, sono rimasti in Europa. Perché quando gli americani se ne vanno, e ne abbiamo qualche sentore adesso, gli europei ricominciano a litigare fra di loro. Al tempo stesso, però, la tenuta dell'Occidente nella Guerra Fredda deve moltissimo alla coesione economico-politica e allo successo economico rappresentato prima dal mercato comune, diventato poi Comunità Economica Europea e poi Unione Europea. Il fatto che entrambe le due organizzazioni nel frattempo hanno sviluppato delle culture aziendali molto diverse. Basti pensare che la NATO si fonda ancora sul Trattato di Washington, che è lungo 3 o 4 pagine, mentre l'Unione Europea, i trattati sono qualche centinaio o migliaio di pagine. Questo dà tutta la differenza della mentalità che si è sviluppata nell'una e nell'altra organizzazione. E tutto sommato non sentivano ognuno faceva il suo lavoro con successo, senza gran bisogno di parlarsi. Siamo poi arrivati agli anni 90, al dopoguerra fredda. Quella che io chiamerei l'ebbrezza del successo, in realtà, oltre che ebbrezza, è una parola greca, ma che usano più in America che da noi, hubris, cioè questa arroganza anche, siamo i migliori, abbiamo vinto, e questa l'abbiamo sentita a Bruxelles, sia alla NATO che all'Unione Europea. E quindi questo dava una percezione di autosufficienza, parlo di 20 anni indietro, fa, con qualche spunto anche di concorrenza. Cambia secolo e cambia tutto, o cambia moltissimo. Adesso non sto a far a entrare in una digressione di tutto quello che sono cose che conosciamo, comunque la globalizzazione, l'emergere della Cina e di altre potenze, i BRICS, che era la sigla che Brasile, Russia, India, Cina, comunque il fatto che europei, americani, Giappone, i G7 non sono più da soli. L'11 settembre e tutta la galassia terrorista, questo nuovo spazio, lo spazio cyber, con tutte le sfide di sicurezza che comporta, il crearsi di un'alleanza, perché chiamiamola col suo nome, c'è un'alleanza, un'intesa Russia-Cina che ha una funzione antioccidentale, se non altro di contenimento di quello che viene ritenuto a Pechino e a Mosca lo strapotere dell'Occidente proprio dopo la Guerra Fredda. Ci sono poi le sfide alla democrazia, che è un patrimonio sia dell'UE che della NATO, sfide che vengono dal di fuori ma anche dal di dentro, gli esempi non mancano,
e soprattutto quello, la fenomeni di frammentazione dell'Occidente. Faccio soltanto tre esempi: Brexit, l'eccentrismo della Turchia e l'amministrazione Trump, che aveva un atteggiamento di divide et impera, che inevitabilmente confluisce in questa frammentazione dell'Occidente. È a questo punto che NATO e Unione Europea si rendono conto che hanno bisogno l'una dell'altra. Io direi, per sopravvivere, se non vogliamo essere così drammatici, per continuare a prosperare, devono collaborare. Anche la sicurezza europea, che questa Europa, questo spazio atlantico che viene da 70 anni essenzialmente senza guerre, richiede la collaborazione di entrambi. Quindi NATO e UE sono giunte a un punto in cui non si amano particolarmente, proprio perché sono troppo diversi, hanno sviluppato un DNA troppo diverso, ma non possono fare a meno l'una dell'altra. La NATO rimane la garanzia militare indispensabile, non facciamoci illusioni così, però su un altro aspetto della sicurezza che è emerso molto in quest'ultimo ventennio, che è quello che si riassume in una parola: resilienza, sia di fronte alle sfide del terrorismo che a quelle informatiche o di altre interferenze, l'UE è altrettanto, se non più, indispensabile della NATO. C'è un terzo elemento in cui sono necessari entrambi, che è quello della deterrenza economica. Lo stiamo vedendo adesso nella crisi con la Bielorussia, con Bielorussia, in cui e nella crisi ucraina, in cui la risposta dell'Occidente è una minaccia di sanzioni. L'introduzione è una minaccia di sanzioni economico-commerciali. In queste sanzioni l'UE ha un peso diverso. Nella dimensione finanziaria, se parliamo non di NATO ma di USA, gli USA contano molto di più dell'UE. Quindi è una per essere credibili in questa anche in questa deterrenza, chiamiamola sanzionatoria, a cui in questo momento abbiamo affidato la risposta sull'Ucraina e su Bielorussia, la collaborazione è indispensabile. Ora, qui viene al nodo il pettine della difesa europea. Io la ritengo, il dibattito si è avviato in maniera fuorviante, perché in realtà bisogna distinguere fra quella, la difesa europea, che è sinonimo di quello che l'UE mette in campo, sta mettendo in campo per migliorare le proprie capacità di difesa e militari, e la difesa dell'Europa. È chiaro che la difesa europea serve alla difesa dell'Europa, però non basta. Cioè, oggi, se la difesa dell'Europa fosse affidata alle risorse difensive e militari dell'Unione Europea, non sarebbe credibile. La difesa dell'Europa, scusate, anch'io mi confondo, per essere credibile una difesa dell'Europa rispetto alle minacce esterne, ci vogliono tre elementi in ordine di importanza: la continuazione della NATO, quindi della garanzia americana, una crescita di capacità europea e quindi la difesa europea dell'UE. Terzo, il ripristino di una collaborazione in campo difesa e sicurezza fra Unione Europea e Regno Unito, perché, parliamoci chiaro, con Brexit l'UE ha perso fra un quarto e un terzo delle proprie capacità militari. Quindi, per quanti progressi possano fare, sono progressi graduali, e oggi l'UE, quanto a capacità militari, è meno di quanto non fosse prima di Brexit. Punto a capo. Ora,
sono in molti ormai, sicuramente il nostro Presidente del Consiglio, sicuramente il Presidente americano, che si rendono conto che la sicurezza europea richiede una sinergia fra UE e NATO e una divisione del lavoro che anche alleggerisca gli americani in questo scacchiere. Quindi da questo punto di vista la strada è tracciata. Un altro paese che credo se ne renda pienamente conto è la Germania. C'è un nuovo governo, ma da questo punto di vista credo possiamo aspettarci un'assoluta continuità in questa direzione. Purtroppo, e questo poi magari potranno altri, chi parla dopo di me, soffermarsi, ci sono delle resistenze quasi fisiologiche all'interno dell'una e dell'altra organizzazione, sia direi di carattere provinciale, provinciale che intendo perché riflettono delle, degli interessi molto locali, e penso soprattutto a Turchia e Grecia, che ovviamente l'UNEFOR è forte in un'organizzazione, un'altra è forte in un'altra, e quindi travasano questa loro rivalità in una resistenza, ho dimenticato Cipro ovviamente, anche Cipro, Cipro è il fattore principale della, di questo, travasano queste loro resistenze in difficoltà alla collaborazione NATO-UE. Devo dire che da questo punto di vista sono stati dei fatti dei progressi enormi dei tempi in cui ero ambasciatore alla NATO, in cui veramente non ci si poteva parlare, era quasi vietato, si poteva incontrare al bar o qualcosa di questo genere, ma gli incontri istituzionali erano praticamente vietati da una parte o dall'altra. Ci sono poi delle resistenze di natura, chiamerei sistemica, nel senso, o geopolitica, e mi sentite adesso? Adesso sì, sì, l'abbiamo persa sulle resistenze geopolitiche e sistemiche. Soprattutto da parte Francia in campo UE e UK in campo UK post Brexit in campo NATO. Del resto, diciamo, non è un caso che questi due paesi litighino, anche se adesso stanno più o meno rappacificando, litigano fra loro sulla pesca, mentre Putin ammassa truppe al confine dell'Ucraina. Quindi, per cui torniamo in un certo senso alla sfida di fondo della collaborazione fra UE e NATO, che è il superare le tendenze alla frantumazione, le faglie che si sono aperte nell'Occidente. Può darsi che siano Vladimir Putin e Xi Jinping a darci una mano a tenerlo insieme. Quello che è chiaro, a mio parere, è che oggi tenere insieme l'Occidente significa collaborazione fra NATO e Unione Europea. Amministrazioni separate oggi non bastano. Grazie e buonasera a tutti. Spero di essere stato abbastanza chiaro e che mi abbiate sentito malgrado il collegamento un po' acrobatico. Grazie mille ambasciatore, grazie per averci, l'abbiamo sentita benissimo, l'abbiamo persa soltanto alla fine, ma insomma abbiamo recuperato. La ringrazio davvero perché ci ha dato in pochi minuti un quadro davvero completo della cooperazione tra NATO e Unione Europea. E appunto NATO e Unione Europea hanno bisogno come non mai di questa collaborazione. I progressi ci sono stati, ma come ci evidenziava permangono delle resistenze, e chissà appunto se Russia e Cina riusciranno a farci stare insieme. Questo lo affronteremo, proveremo ad affrontare anche questo durante il nostro dibattito. La ringrazio ancora una volta, e ora per continuare un po' questa analisi sulle opportunità della collaborazione, sul complesso
quadro politico delle relazioni tra Unione Europea e NATO. Passerei la parola a Giovanna De Maio. La dottoressa De Maio è Visiting Fellow alla George Washington University e di recente anche lei ha pubblicato un'analisi molto interessante con la Brookings Institution di Washington proprio sulle opportunità per rafforzare la cooperazione NATO-Unione Europea. Vorrei chiedere quindi alla dottoressa De Maio di proseguire un po' il discorso iniziato dall'ambasciatore Stefanini, che salutiamo. Buonasera grazie, a tutti. Grazie mille. Grazie. Dottoressa De Maio, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti, grazie mille Loredana per l'invito, sicuramente è una discussione molto interessante e che calza a pennello perché questo è il momento particolare in cui le due organizzazioni stanno lavorando a una ridefinizione del proprio, l'Unione Europea sta lavorando alla sua bussola strategica mentre la NATO sta lavorando al concetto strategico, entrambi saranno pubblicati questi documenti nel 2022 e in effetti come tu dicevi, anche l'ambasciatore si è soffermato, queste due organizzazioni si sono ritrovate a lavorare sia in parallelo che insieme a partire più o meno dagli anni 2000, non senza qualche inciampo. E sicuramente è importante fare questa riflessione in questo momento, non soltanto nel post-Afghanistan, ma soprattutto in una riflessione di cambiamento della strategia di focus della politica estera americana, che avviene non soltanto con Biden, ma soprattutto se guardiamo agli anni di Trump, ma ancora prima con Obama, questo pivot to China, questo out to Asia e soprattutto questa concezione di rivalità con la Cina, che porta a spostare l'attenzione geostrategica verso quest'area del mondo, necessariamente un ripensamento dell'impegno in altre regioni che non sono considerate l'immediato interesse securitario per gli Stati Uniti. E in questo contesto è chiaro che negli ultimi anni sicuramente abbiamo assistito a una specie, io l'ho chiamato un chiasmo tra le attività della NATO e dell'Unione Europea, perché se la NATO negli anni si è evoluta più verso operazioni di crisis management e in questo suo ragionamento di concetto strategico sta guardando ad aree come il cyber, la disinformazione, ma soprattutto gli investimenti, un controllo sugli investimenti, che sono normalmente aree di dominio dell'Unione Europea. L'Unione Europea sta invece pensando a incrementare quelle capacità militari, come diceva anche l'ambasciatore, che sono tradizionalmente il dominio della Alleanza Atlantica, che da partner, che appunto che resta il principale. La principale garanzia di sicurezza, il principale forum di cooperazione euroatlantica, ma è anche vero che se come appunto l'ambasciatore menzionava, i teatri di sfide globali si stanno moltiplicando a una velocità veramente incredibile. Abbiamo visto appunto la pandemia, ma in generale anche le sfide poste dalla Cina sul cyber, sulle infrastrutture, sull'economia, la ritrovata aggressività russa, sicuramente ci pongono in una posizione che siamo costretti a collaborare o comunque a ripensare un impegno da una parte e dall'altra. E in questo studio che io appunto che citavi prima, che ho realizzato per la Brookings Institution, partiva proprio da questo dalle tensioni post Afghanistan, in cui l'Unione Europea ha spinto, almeno retoricamente, alcuni paesi più di altri, chiaramente pensiamo alla Francia, verso questo concetto di autonomia strategica, che poi possiamo declinarlo in vari modi e possiamo appunto trarne le varie conclusioni, perché ancora non esiste, quindi stiamo parlando un po' filosoficamente di questo concetto. Chiaramente è stato respinto immediatamente da Stoltenberg, dal segretario generale della NATO, perché appunto visto come una duplicazione, una ripetizione o comunque una sorta di conflitto di competenze con l'Alleanza Atlantica. Ed ecco appunto questo studio per cercare di capire ma queste organizzazioni hanno collaborato, come hanno collaborato, quali sono i fattori che impediscono una collaborazione e quali invece sono le opportunità di collaborazione per il futuro. E in generale vorrei appunto in questi pochi minuti presentare proprio brevemente qualche punto, giusto per avere un quadro e continuare il quadro tracciato dall'ambasciatore. Per quanto riguarda
riguarda la cooperazione NATO-UE, proprio dove siamo adesso nella cooperazione NATO-UE? Abbiamo avuto degli accordi istituzionali di cooperazione interistituzionale tra il 2002 e il 2003, i cosiddetti Berlin Plus Agreement, Arrangement, e in particolare da lì si è poi evoluta tutta una cooperazione tra scambi di personale, dispiegamenti personale permanente nei vari comandi militari, l'Unione Europea, SHAPE e la NATO, appunto nel Comitato Militare dell'Unione Europea. Contemporaneamente sono state delle operazioni militari in cui sia le due organizzazioni hanno operato in parallelo oppure si sono coordinate in un secondo momento, e invece in altre c'è stato proprio, come per esempio nella Allied Harmony, l'operazione Concordia dell'Unione Europea, che ha utilizzato le capacità della NATO, di planning, strategic planning della NATO, per poter essere dispiegata. In generale occorre però ricordare per chi ci segue che l'Unione Europea e la NATO non hanno dei corpi militari a sé stanti, ma si basano sul contributo degli stati partecipanti, e in particolare ci sono 21 membri dell'Unione Europea che sono anche membri della NATO, e in questo senso si parla negli studi di single set of forces, unico set appunto di forze che gli stati decidono di dispiegare per l'una o per l'altra organizzazione a seconda del bisogno. E infatti nelle operazioni contro la pirateria, Ocean Shield della NATO contemporaneamente ad Atlanta dell'Unione Europea, ecco, le forze hanno lavorato sullo stesso, di questi stati hanno lavorato sullo stesso terreno, servendo un giorno un'organizzazione e un giorno un'altra, dipendendo appunto dalle circostanze. Quindi ricordiamo sempre che è importante il single set of forces quando soprattutto parliamo di come l'Unione Europea debba, come un incremento nella capacità militare dell'Unione Europea si traduca automaticamente in una in maggiore potenzialità della NATO di sviluppare una maggiore deterrenza e una maggiore credibilità sul terreno. Chiaramente abbiamo assistito alla debacle dell'Afghanistan, l'Unione Europea non era presente, ma appunto l'Afghanistan ha spinto un ripensamento del ruolo della NATO, che cosa, come parteciperemo, qual è il ruolo nella stabilizzazione, non soltanto nel crisis management, ma anche quello che il periodo che viene dopo. E sicuramente assistiamo al fatto che sia tutte queste organizzazioni stanno ripensando i propri concetti strategici, ma non c'è una divergenza, siamo assolutamente convergenti nella stima che viene fatta del pericolo posto dalla Cina o dalla Russia, da quali sono le minacce, come dicevi anche tu nell'introduzione, il rallentamento della globalizzazione, della instabilità regionale e dalla competizione strategica. Quindi se da un lato abbiamo questo conflitto di competenze, questo chiasmo, questa sovrapposizione, dall'altro c'è anche un allineamento, e quindi è qui che è importante una collaborazione. L'ambasciatore ha prima, poco fa, definito i problemi politici, di tensioni politiche all'interno dell'alleanza, e questi ovviamente sono cruciali, e senza questi non si possono sciogliere i vari nodi che impediscono la cooperazione, soprattutto se pensiamo alla condivisione di intelligence, di dati di intelligence, perché questi sono importanti non soltanto nelle situazioni di crisi, ma anche in situazioni di attacchi cyber. Non esiste una linea diretta di scambio di intelligence tra l'Unione Europea e la NATO, ma esiste appunto a livello di stati membri che decidono di condividere le informazioni con l'una o con l'altra organizzazione, appunto dipendente dal contesto. Quindi sicuramente c'è una mancanza, cioè le tensioni politiche occupano un ruolo fondamentale problematico nella cooperazione NATO-UE. Però se guardiamo anche un pochettino agli altri strati, sicuramente c'è un problema di capacità militare dell'Unione Europea, e si è visto in generale, anche se sicuramente presi in Afghanistan, gli stati europei non avrebbero nemmeno potuto rimanere in quel territorio senza il sostegno americano. Le
l'esercito, l'azione coordinata dei paesi europei in Sahel sotto la leadership francese non potrebbe essere possibile senza il sostegno logistico americano. Quindi è chiaro che queste vulnerabilità ci espongono ancora una maggiore vulnerabilità se pensiamo a quello che l'ambasciatore giustamente ha menzionato, cioè l'allineamento, la convergenza tra la Russia e la Cina, che ci espongono a una grandissima vulnerabilità nel momento in cui ci dovesse essere o un attacco congiunto o comunque un coordinamento di questi due attori nei confronti offensivo nei confronti degli Stati Europei. Quindi la situazione della difesa europea, una situazione anche di difficoltà di muoversi sul terreno viene definita military mobility, la mobilità militare, come spostare un certo numero di mezzi, così come di personale, da un paese all'altro, perché ci sono ovviamente molte regolamentazioni che impediscono il passaggio libero, come è comprensibile che ci sia, però questo rallenta la capacità di reazione dell'alleanza e quindi il deterrente nei confronti della Russia o della Cina. Per cui, oltre al fatto appunto che chiaramente tutto questo è nel grandissimo contesto di come si gestiscono le divergenze nelle strategie, nella comprensione del rischio. Sicuramente le altre sfide che abbiamo menzionato, come il cyber, ma anche i rischi evidenziati dalla pandemia, come l'approvvigionamento di materiale tecnologico, sono un elemento importante, per cui appunto nello studio suggerisco alcuni elementi e qui concludo su come queste due organizzazioni, diciamo, tolti i rischi politici le tensioni politiche che sono principali, potrebbero coordinarsi. Sicuramente c'è un elemento di il succo è le due organizzazioni dovrebbero imparare l'una dall'altra, perché ormai non possono esistere in maniera indipendente, ma dovrebbero fare leva l'una sull'altra per quelle che sono i vantaggi comparati dell'una e dell'altra. Quindi abbiamo visto per esempio che l'Unione Europea ha fatto passi da gigante nel contrasto alla disinformazione e nel cyber, e che cosa che ci invidiano anche gli Stati Uniti, e mentre la NATO non ha questa, ha una public diplomacy division, ma non ha una cellula dedicata semplicemente alla disinformazione, quindi lì ci potrebbe essere uno scambio di informazioni o di pratiche, o anche magari delegare questa task all'Unione Europea, proprio perché per il vantaggio che essa, la NATO ha un vantaggio incredibile nella raccolta di intelligence, così come nel procurement, nell'approvvigionamento di mezzi militari, individuare dove ci sono carenze, e da cui l'Unione Europea potrebbe trarre beneficio per poter costruire le proprie capacità militari, che sulla base del single set of forces, appunto l'unicità di questi mezzi, possono essere un asset importante per la difesa europea. E da ultimo, stabilire degli standard comuni, che sono sicuramente importanti nella definizione per l'interoperabilità dei mezzi che vengono della difesa appunto in ambito NATO e in ambito europeo, ma anche in partnership con gli alleati asiatici, nel momento in cui ci dovessero appunto essere geometrie variabili di alleanze, possiamo utilizzare gli stessi mezzi o comunque siano interoperabili. E concludo qui. Grazie mille per aver sicuramente completato molto bene il quadro, e anche qui maggiore necessità di cooperazione sicuramente, con un paio di suggerimenti pratici, se così vogliamo dire, quindi imparare uno dall'altro e quindi sfruttare il vantaggio comparato, una sorta di divisione, no, del lavoro in base alle capacità e migliori competenze di ciascuna organizzazione, e poi sì, l'elaborazione di standard comuni. Come giustamente sottolineavi, è un periodo particolarmente importante per pensare alla cooperazione UE-NATO, perché entrambe sono impegnate nel riflettere sulla propria visione per il futuro, sulla propria strategia per il futuro, quindi concetto strategico della NATO da una parte e bussola strategica dell'Unione Europea, entrambe da approvare nel 2022, quindi insomma il 2022 sarà un anno particolarmente importante anche in questo senso. E adesso l'abbiamo citato più volte, tra le sfide comuni, tra i fattori esterni che diventano determinanti per l'alleanza e che sottolineano ancora di più la necessità di una cooperazione Unione Europea-NATO, sicuramente il ruolo di Cina e Russia
con la quale entrambe devono fare i conti. Una competizione che continua a dominare la scala internazionale, geopolitica, geoeconomia, ma si sovrappone anche in qualche modo allo spartiacque ideologico, se vogliamo, che separa questi diversi paesi. E quindi in questo momento Stati Uniti e europei sfidano, se così vogliamo dire, la Russia e la Cina anche sul terreno della democrazia e dei diritti umani. E allora quanto questi fattori esterni spingono e potranno spingere sempre di più a una cooperazione tra NATO e Unione Europea? E questo lo voglio chiedere ad Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, l'unico centro di ricerca non governativo affiliato direttamente alla NATO, che ringrazio per essere qui con noi e che sicuramente sarà prezioso per completare il quadro fin qui delineato. E grazie mille, direttore, a lei la parola. Innanzitutto grazie per questo invito che è per me una prima con il vostro istituto, che peraltro ha una storia molto antica e molto importante per il nostro paese. Insomma, l'Italia di oggi sarebbe inconcepibile senza la Democrazia Cristiana, senza tanti giri di parole. Quindi questo è una cosa importante, così come sono assolutamente molto favorevolmente impressionato da una robusta presenza femminile che su questi temi in genere è rara e che invece è molto importante, ma non per motivi di parità, come dire, no, numeriche, ma per una migliore capacità di decisione politica. Ci sono cose che hanno uno specifico culturale che spesso sfugge quando si è, come dire, nello stesso ambiente. Un po' come quando eravamo alle elementari, se le classi erano miste funzionavano, se erano solo, come dire, tutti maschietti, tutte femminucce, c'erano, come dire, degli avvitamenti che poi non funzionavano neanche. Allora, io vorrei cercare di portarvi una prospettiva molto, come dire, molto pratica, nel senso che mi sono occupato per molto anni di problemi di strategia globale, di analisi globale, e ho dovuto misurarmi anche con una serie di decisori. L'ultimo è stato il ministro della difesa Mattarella, quando lo era. Quindi, insomma, uno vede, no, il lato dove poi i concetti diventano azioni politiche e interessi concreti, nazionali o internazionali. Adesso si parla moltissimo del summit delle democrazie, per esempio, e naturalmente questo, no, insomma, ha la sua valenza. Però diciamo, un conto è pensare, no, che cos'è una democrazia come dibattito interno, e un conto è usare i concetti dei valori come leva politica esterna. Perché? Perché purtroppo i valori sono interpretabili, ma sono molto difficili da negoziare. Se ci si mette su questo piano, andiamo dritti dritti alle vecchie guerre di religione che hanno insanguinato l'Europa per qualche secolo. Erano etichette, come oggi i caidisti si dicono islamisti, un tempo ci si diceva cattolici o protestanti, però insomma i danni sono molto forti, perché a quel punto la mediazione politica è molto complicata. Una cosa invece molto importante e che questi valori vanno restaurati, aggiornati e resi credibili nella nostra democrazia. Altrimenti sono i governi autoritari che ci ascoltano, ma sotto i baffi dicono sì sì, vabbè, parlate, parlate, ma le vostre democrazie sono vuote. E insieme a questo c'è un altro rischio chiaramente ideologico, cerco di chiamare le cose con il loro nome, che è quello di rispolverare il nazionalismo come leva politica interna. Il nazionalismo è una cosa molto diversa dal patriottismo. Il nazionalismo disprezza le altre patrie. Il patriottismo no, è capace di combattere anche per la libertà di altre patrie. E noi come italiani abbiamo un esempio splendido con Giuseppe Garibaldi, che nonostante i francesi avessero sparato per non fare la Repubblica Romana, andò a difenderli nel 1870 contro i prussiani. Quindi abbiamo, come dire, degli esempi molto forti di cosa significa amare il proprio paese, ma anche essere capaci di correre là dove certi valori forse sono minacciati.
Il nazionalismo invece no, è stata l'ideologia più letale del XX secolo, perché è quella che ha veramente fatto muovere due guerre mondiali, e lo sarà anche nel XXI secolo, se non stiamo attenti. Peraltro, noi spesso parliamo di guerra fredda, ma è una denominazione fuorviante. È stata la terza guerra mondiale, è stata fredda solo per noi privilegiati del nord, ma varcato il Mediterraneo, chiedete agli arabi e agli israeliani se quella era fredda, non lo era affatto. Quindi l'ideologia del nazionalismo poi si maschera dietro altre ideologie politiche, può essere il fascismo, il comunismo, il nazismo, gli altri ismi, ma sempre nazionalismo. Quindi questo è un grosso problema, perché questa è un'esca facilissima per una guerra. E una minaccia concreta per le nostre democrazie, per esempio, è l'autoritarismo economico e quindi politico all'interno della nostra democrazia. E qui, no, i confini cominciano a essere molto più labili, no? Se noi vediamo tutti i dibattiti su che cosa è la libertà in tempi di pandemia, no, allora è facilissimo dire: ma come? Stanno adottando gli stessi rimedi cinesi. È strumentale, ma no? È un problema che ci dobbiamo porre. E infine l'altra cosa molto importante è di evitare di costruire minacce nelle nostre percezioni. Cioè, la Russia e la Cina sono delle controparti formidabili, quindi non sono dei santi, nessuno l'ha detto. Però sono molto molto più fragili di quel che si vuole pensare o dipingere. Per esempio, entrambe sono in rapido invecchiamento, i cinesi, e in crollo demografico i russi. I russi non riescono più a presidiare nemmeno pezzi della loro patria. Perché? Perché non fanno figli. Evidentemente qualcosa di rotto c'è se una società non incoraggia a fare figli. Entrambe hanno una potenza militare complessiva molto minore degli Stati Uniti e ancora minore della NATO. Poi bisogna vedere dove esercitano la loro leva. È chiaro che localmente possono fare delle cose, lo abbiamo visto. Ma complessivamente anche le loro spese di modernizzazione, beh, sono molto inferiori a quelle di quello che ancora chiamiamo in modo molto pigro l'Occidente. L'Occidente c'era ai tempi della Terza Guerra Mondiale, della Guerra Fredda. Oggi c'è, come dire, una geometria molto variabile degli Occidenti, che è un fatto purtroppo che vediamo costantemente. E infine hanno tutte e due una società profondamente divisa tra una classe media inesistente oppure appena nascente come in Cina, una povertà molto diffusa e una casta di apparatchik politici. Questo non li rende forti, questo li rende molto deboli. Quindi abbiamo sicuramente delle controparti da non sottovalutare, da prendere molto sul serio, ma non dobbiamo nemmeno, come dire, gonfiare qualche volta in modo strumentale questo tipo di problemi. Sono problemi seri, sono problemi seri mentre noi nel frattempo abbiamo delle sfide globali, il riscaldamento climatico, la pandemia, insomma, queste sono sfide molto concrete. Vorrei appoggiare, diciamo, queste cose che vi dico a un paio di carte, perché non c'è geopolitica senza un riscontro geografico, se mi permettete, ma starò nei tempi come cerco di fare. Un attimo solo che facciamo la condivisione, eccolo qua, questo è quello che vorrei condividere e questo è quello che vediamo se riesce. Eccolo qua. Perfetto. Allora, vediamo un attimo di che cosa parliamo, no? C'è una certa confusione, cioè è vero che si è parlato tanto, no, della collaborazione UE-NATO, ma poi non si riesce a capire perché i due non collaborano. In realtà sono due potenti burocrazie che di per sé sono diffidentissime, semplicemente perché sono grosse. Poi collaborano. Noi adesso pensiamo all'Afghanistan, ma pensate per favore al Kosovo, dove noi abbiamo investito molto di più per abitante e chilometro quadrato. E nel limbo, ho capito, ma la collaborazione tra queste due entità, inclusa l'ONU, che non sempre è, come dire, il massimo dell'efficienza, sta ancora funzionando, altrimenti noi non avremmo diminuito il contingente della NATO da 55.000 all'ingresso a 3.400 oggi. Vediamo allora
che cosa è cambiato per l'Europa? Tanto per cambiare, è cambiato il Mediterraneo. Cioè, tutti si imballano, no? Sulle questioni bielorusse, baltiche, ucraine, per carità, tutto vero, ma sotto il nostro naso, già dal 2004, come lo chiamavo, abbiamo il cindoterraneo, cioè il terminale concreto di merci, persone, capitali, beni che vanno da Cina, India, Medio Oriente, Africa, passano Suez e arrivavano a Gioia Tauro. Poi siamo stati così intelligenti da non aiutare i greci e adesso arrivano al Pireo. Chi è che fa i due terminali al Pireo? I cinesi. Beh, non è stata una gran pensata. Però questo è un cambiamento completamente pacifico, commerciale, non altro. La Belt and Road Initiative certamente ha anche una valenza politica e strategica, e chi lo nega? Togliamo la via della seta, che è molto così bello, ma la Belt and Road è un legame mancante e indispensabile al commercio mondiale, perché finalmente toglie dall'enclave, questa sì, nell'orbita russa, tutta l'Asia centrale, tutta la parte terrestre che non ha sbocco sul mare. Cioè, di per sé, il progetto non è un problema. Poi come si negozia pezzo pezzo, sì che è un problema, altro che i montenegrini, per esempio, lo sanno. Ma avevano anche un'elite corrotta che è andata, come dire, senza curarsi del bene comune. Questa parte terrestre ha chiaramente una parte marittima. Però non ci dimentichiamo che oggi noi siamo un nord globale in larghissima crisi demografica. Tranne pochi paesi, e si fa presto a dire quali, la Francia e gli Stati Uniti, che sono in attivo demografico, e la Francia delle politiche familiari, per esempio. Gli Stati Uniti no. Qual è il loro punto forte? L'immigrazione, che se ne dica. Senza immigrazione non farebbero questo tipo di saldo. Altro che stare più larghi. Infatti la Merkel a suo tempo, un'altra democristiana ben nota, senza batter ciglio ha accettato più di 1 milione di immigrati, che non erano poi tutti siriani, non erano tutti poi selezionati, che saranno comunque difficili da integrare. Questo con buona pace di una serie di xenofobi, no, diffusi un po' in giro per il mondo e in Europa. E questo nord globale cosa può fare rispetto al sud globale? Muri? C'è un esempio pratico che abbiamo adesso. No? Noi abbiamo pensato di vaccinarci, giustamente, no? Ognuno pensa a sé, prima. Ma la variante Omicron viene da sud, non da nord. Non ci salveremo da soli. Quindi va, come dire, curato il sud, perché se non curiamo il sud, nemmeno il nord campa alla fine. Questo vale anche per i cinesi che stanno esportando, no, a più non posso, ma alla fine dovranno aumentare i consumi interni e poi trovare dove esportare, cosa. Perché? Perché chiaramente l'Africa continua a crescere anche per i fatti suoi. Quindi c'è una dinamica mondiale che alcuni vorrebbero ridurre la competizione tra grandi potenze. Lo capisco. Io sono nato in Germania, mia madre è del 1919. La dinamica delle grandi potenze l'ho proprio, come dire, assorbita col latte materno. Quindi non è quello il problema. Però è una semplificazione pericolosa, perché qui stiamo giocando con un pianeta con risorse limitate, perduto nel nulla, non abbiamo un pianeta di ricambio, e con un pianeta estremamente fragile. Quindi l'interesse nazionale è d'accordo, ma l'interesse comune, come per esempio si era parlato nella Laudato Si, che è un documento politico prima ancora che religioso, e beh, non è più, come dire, un'astrazione accademica. L'Europa che ci fa? Ecco, nel 2001 era chiaro, e questo lo dicevo senza tanti giri di parole, quale fosse l'area di responsabilità primaria dell'Europa. È questa sorta di trapezio qua. Ma non è stata calcolata secondo dei criteri, no, di risico, per cui, no, uno vuole spostare i carri armatini fino al Kamchatka. È stata fatta pensando più o meno alle capacità logistiche di questo insieme di paesi.
e sono limitate. Infatti, già negli anni Ottanta i francesi non avrebbero mai potuto aiutare il Chad senza l'aiuto logistico statunitense, ed era il cortile, diciamo, della loro casa postcoloniale. Questa è una bella cartina semaforo del CSIS, dove si vede chiaramente quali sono le capacità, vuoto per pieno, insomma, non è fatta col bilancino, ma delle europee, diciamo, complessive, di fare delle missioni nei vari teatri. Quindi, se uno proprio vuole buttarsi in questa speculazione del dobbiamo assolutamente aiutare gli americani contro la Cina, prego si accomodi, sì e no si arriva all'Oceano Indiano, che già sarebbe tanto. Cioè, fare una crociera nel Pacifico la fanno tutti. Noi italiani l'abbiamo fatto nel 75 per recuperare i profughi vietnamiti con i nostri incrociatori. Siamo stati i primi a pensare al Pacifico per un breve momento, ma questo non significa sostenere delle operazioni. I britannici sono spariti dal Pacifico nel 41 e non ci torneranno con quello che hanno sotto mano come marina. Mai. Ognuno se la può raccontare, ma sono fatti. I francesi hanno più o meno la stessa marina, gli italiani di meno. Quindi, se uno deve fare qualche cosa per cercare di discutere in modo adeguato sulla libertà di navigazione, i gesti sono tanti, ma la sostenibilità logistica è questa qua. C'è poco da raccontare. E ci vuole almeno un decennio di investimenti sostenuti per cambiare dei pezzi, soprattutto per mare, la potenza non si improvvisa. E poi c'è tantissimo già da fare così, eh? Questa è l'agenda comune di cooperazione tra le due grandi organizzazioni, ma vedete, c'è di tutto e di più. Cioè, togliete anche la Cina e la Russia, peraltro ognuno di questi pezzi spesso, no, richiama queste due controparti, no? Disarmo nucleare, mobilità militare, armi di distruzione di massa, cyber, minacce ibride che, come dire, no, sotto c'è scritto Putin minimo, insomma, non è che bisogna fare tanti giri. C'è tantissimo, ma da questi elenchi a passare poi ai fatti concreti, come al solito, la strada è un po' più complicata, però si può fare. L'Italia è preparata? Così no. Cioè, l'Italia fa tantissimo con poco bilancio. Fa molto di più, per esempio, della Germania in termini di espressione di capacità operative. Noi abbiamo, un terzo meno del bilancio e facciamo quasi il doppio. Questa è la via che dovrebbero seguire i tedeschi, che invece si dice no, adesso devono essere più militari, ma li vogliamo veramente più militari? Perché allora cominciano a essere nazionalisti vecchio stile, come gli altri, no? Come i francesi, gli inglesi, gli israeliani, gli americani. Li vogliamo così? Forse no, eh? Suggerirei di no, però se l'Italia certe cose le fa bene operativamente, su altre cose non è preparata e se non è preparata finisce male. Che fare? Certamente un nuovo accordo transatlantico politico. La NATO non è un'organizzazione militare, la NATO è un'organizzazione politica con uno strumento e delle missioni di sicurezza e di difesa, questo senz'altro. Però senza la politica la NATO non c'è. Poi bisogna espandere le partnership meridionali, ma non perché sono italiano, lo dico perché sono state lasciate decadere in un modo sciocco da chi non ha visione completa di quello che sono i teatri immediati della NATO. È stupido fare un dibattito est-baltico contro sud. La sicurezza una è, ahimè, vanno tenute assieme le cose. Terzo, che fare? Beh, per noi italiani fare un segretario generale italiano della NATO. È il momento, non è che ci tocca, non tocca niente a nessuno, ma è il momento di esprimere qualcuno o qualcuna, per esempio, che, come dire, porti una visione matura nell'alleanza. E noi ce l'abbiamo, non possiamo avere complessi di inferiorità. Meno male che con questo primo ministro si vede chiaramente di che cosa siamo capaci, e non è un'eccezione. Poi dobbiamo avere una sfida, che è la sfida vecchia quanto il rapporto Harmel con l'Unione Sovietica, che è dialogo e deterrenza. Questo ha fatto la NATO durante la Terza Guerra Mondiale.
Ecco, farla su due regioni contemporaneamente è una sfida praticamente da mezzo secolo. Perché? Perché naturalmente cambiare i processi politici, spostare gli equilibri strategici, convincere le controparti che una competizione così può essere molto pericolosa, richiede tempo, non si improvvisa. Il negoziato, quello vero, quindi sostenuto da una deterrenza, per carità, ma capace di non deragliare dagli obiettivi di fondo, richiede tempo. Ed è chiaro anche che è una sfida culturale, ma quello che spesso quelli che parlano di civilizzazioni, civiltà, questi paroloni che spesso nascondono cose molto più prosaiche, non si rendono conto che è una sfida tra culture in evoluzione, la nostra cultura in evoluzione, la loro in evoluzione, la russa dov'è? I cinesi quanto soft power esprimono e come? Lo esprimono, è inutile pensare che non siano capaci di farlo, lo stanno facendo, ma voi capite che un partito comunista cinese che accetta di fare un accordo con la Chiesa Cattolica, beh, significa che forse non ha tanto fiducia nell'ideologia del partito comunista cinese, ha fiducia nella struttura di potere del partito comunista, ma non è l'ideologia. E questo significa che c'è un problema di, chiamiamolo di motivazione, ma questa è una parolina aziendale, ma comunque di dare un senso di appartenenza non solo nazionalistica, ma di senso politico ai cittadini cinesi. Questo è molto, è una grande sfida. E i dirigenti comunisti cinesi lo sanno benissimo. Fare i compiti a casa, ma senza isterie e guerrafondai. No, non abbiamo Annibale alle porte. Putin è estremamente manovriero, è una potenza agile, ma fragile. Tutto quello che lui fa tra la Crimea, l'Ucraina e la Siria gli sta costando l'ira di Dio. Può avere fortuna con i prezzi del gas un po' più alti. Ma voi immaginate se a un certo momento non avessimo più bisogno del gas russo. Succede che abbiamo il Venezuela lungo la vistola. Allora, del Venezuela tutti se ne infischiano, ma il Venezuela con le armi nucleari così libere per qualche signore della guerra, io francamente lo trovo uno scenario. Mad Max è roba da chierichetti. Quindi sì, bisogna fare i compiti a casa, non c'è dubbio. Ma abbandonarsi a isterie e guerrafondaie è non solo inutile, ma molto pericoloso. Ultima cosa che serve sempre per i compiti a casa tra noi alleati, evitare le guerre commerciali e le guerre di intelligence all'interno. Il caso Prism è un caso serio. E la Merkel tentò di impostare un accordo, no, di reciproco rispetto tra alleati. Non fu ascoltata. Non erano maturi i tempi. Ma non si può, come dire, accusare qualcuno di usare delle piattaforme per spiare quando poi questo tra alleati non funziona così. È poco credibile e soprattutto semina diffidenza e sospetto tra gli alleati. Questo è un problema serissimo. L'ultima cosa, evitiamo di confondere il commercio con la sicurezza. È chiaro che ci sono delle questioni tecnologiche importanti, nessuno lo nega. Ma commercio è commercio, sicurezza è sicurezza. L'approccio della passata presidenza Trump è stato disastroso. Trump è riuscito a buttare fuori gli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership, che era un accordo commerciale che abbracciava tutto il Pacifico, senza la Cina. Adesso ci troviamo col paradosso che gli Stati Uniti non se la sentono di rientrare, ma la Cina sta chiedendo di entrare nell'accordo fatto da Obama. Voglio dire, un russo direbbe è illogico, e quando lo dice significa quasi un insulto, insomma, ma perché darsi la zappa sui piedi? E a questo punto io vi ringrazio per la pazienza e mi fermo. Grazie mille, direttore, ci ha dato veramente tanti altri spunti di riflessione e ne prendo solo alcuni, quindi Russia e Cina non vanno sottovalutate, ma attenzione, non focalizziamoci troppo su questo, perché nel frattempo abbiamo minacce alle nostre democrazie che vengono dal nazionalismo,
le grandi sfide globali, la pandemia, il cambiamento climatico, solo alcune di queste, i grandi cambiamenti che sono avvenuti nel frattempo a livello anche geopolitico. E abbiamo un'agenda di cooperazione già molto ampia, quindi la base della cooperazione c'è, la difficoltà è tradurla diciamo nella realtà. E mi sembra molto interessante anche quello che ci ricordava, l'importanza di dar vita ad un nuovo accordo transatlantico politico, perché appunto la NATO è innanzitutto, no, una comunità politica. Quindi la ringrazio davvero molto per la sua relazione e da ultimo, ma chiaramente non ultima, vorrei dare la parola alla dottoressa Erika Pepe, perché abbiamo parlato molto di sfide comuni, di nuove sfide emergenti come la sicurezza climatica, e vorrei chiedere a lei di elaborare un po' queste sfide. Erika Pepe è coordinatrice di ricerca e analista nell'ambito del programma Conflitti, Sicurezza e Sviluppo presso l'International Institute for Strategic Studies di Londra. Grazie Erika, a te la parola. Microfono. Ancora no? No, ok. Scusatemi. Grazie mille Loredana, è davvero un piacere partecipare a questo evento oggi. Vivendo e lavorando a Londra, in realtà non mi capita spesso di partecipare a eventi con connazionali ed in italiano, ed è inoltre veramente un onore essere parte di questo panel di esperti. E così come dicevi, ci sono già discussi molti temi diversi e io vorrei approfondire un tema specifico, che è appunto il tema dell'opportunità di cooperazione fra Unione Europea e NATO nell'ambito della sicurezza climatica, la climate security, perché nell'ambito della prospettiva più ampia della collaborazione ritengo che possa essere una spinta importante per la futura collaborazione fra le due organizzazioni. E come è stato già discusso, la NATO e l'Unione Europea stanno espandendo progressivamente la loro cooperazione, e questo avviene in un contesto di sfide crescenti globali in materia di sicurezza e difesa, così come abbiamo discusso fino ad oggi, ed è proprio nell'ambito di queste sfide che le due organizzazioni, come ha detto già l'ambasciatore all'inizio, si sono fondati su principi democratici e valori comuni, ed è quindi diventa cruciale lavorare insieme per contrastare i poteri autoritari emergenti, così come dicevamo ad esempio nel caso della Cina, ma anche più in generale per affrontare quelle che la NATO chiama le Emerging Security Challenges, che sono le sfide alla sicurezza emergenti, come che sono state anche già citate, come le minacce informatiche ibride, il terrorismo, le tecnologie emergenti, l'artificial intelligence, l'informatica quantistica, ma anche le sfide poste dal cambiamento climatico. E volevo dare un po' di contesto rispetto a quello che le organizzazioni stanno facendo in questo senso. E entrambe hanno riconosciuto il cambiamento climatico quale un moltiplicatore di minacce e crisi, e quindi un rischio alla sicurezza e alla stabilità globale. A causa del cambiamento climatico, in effetti, come le temperature estreme, innalzamento del livello del mare e intensità di eventi estremi portano maggiore siccità in alcune parti del mondo, erosione del suolo, carestie, inondazioni, e tutte queste situazioni hanno delle complicazioni sulla sicurezza idrica alimentare di popolazioni che sono già vulnerabili o emarginate o che vivono in paesi fragili come quelle a sud dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. E quindi si prevede che ciò avrà delle conseguenze di lunga durata sulla pace e la stabilità, non solo all'interno di questi stati in questione, a causa del cambiamento climatico ovviamente si amplificano dei rischi sociali, economici e politici che già sono esistenti in paesi fragili, ma si prevede che ciò avrà anche conseguenze di lunga durata nel rapporto fra gli stati. E solo per dare alcuni riferimenti, secondo il National Intelligence Council degli Stati Uniti, è probabile, molto probabile, che effetti
crescenti dei cambiamenti climatici aggraveranno la competizione fra stati e quindi anche le crisi geopolitiche trasfrontaliere, ad esempio. E quindi tra 10 anni si prevede che ci sarà un crescente rischio di conflitto in molte parti del mondo proprio a causa del cambiamento climatico, ad esempio per la competizione per il controllo di risorse naturali, acque trasfrontaliere, che sono risorse sempre più scarse in alcune parti del mondo. Quindi nuovi potenziali conflitti e anche l'inasprimento di fragilità esistenti avrà un impatto sulla sicurezza dell'alleanza e dei paesi europei, anche a causa di nuove possibili migrazioni, scollamenti e condizioni che possono essere sfruttati da stati, ma anche attori non statali, e incluso il terrorismo, con conseguenze quindi sulla sicurezza dell'alleanza e anche dell'Unione Europea. Quindi questo è il contesto, e considerato che il cambiamento climatico non ha confini ed è una minaccia globale, è ovvio che può essere affrontato solo a livello multinazionale, e quindi una cooperazione più forte tra la NATO e l'Unione Europea in questo senso può efficacemente contribuire alla gestione del problema. Naturalmente avviene in molti ambiti della difesa, la cooperazione fra le due organizzazioni è sempre più importante, soprattutto per sfruttare le reciproche capacità e punti di forza. Nel caso dell'Unione Europea, l'Unione ha assunto un ruolo guida nell'affrontare il cambiamento climatico, ad esempio, ha fissato ambizioni chiare, con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, riduzione delle emissioni, e questo anche nel settore militare. E infatti molte istituzioni europee stanno lavorando su questioni legate al link tra cambiamento climatico e sicurezza, e questo ad esempio si evince dal documento del European External Action Service che si chiama Climate Change Defense Roadmap. E proprio in questo documento si ricorda ad esempio l'importanza della cooperazione come pietra angolare per l'Unione Europea nell'affrontare il cambiamento climatico, e si auspica anche un maggiore scambio e sincronizzazione con le politiche della NATO, ma anche e soprattutto di trattare questo tema, quindi il tema della sicurezza climatica, come uno spazio di cooperazione e azioni concrete fra le due organizzazioni. Dall'altra parte la NATO non è nuovo affrontare la questione dell'ambiente, già nel concetto strategico 2010, consolidato poi nel Green Defense Framework nel 2014, però quello che si è evoluto negli ultimi anni è l'approccio, quindi dal mero migliorare l'efficacia militare, quindi riducendo l'impronta ambientale, ad esempio, e l'impegno è diventato più attivo, avere anche per l'organizzazione un ruolo più attivo nel rispondere ai rischi alla sicurezza posti dal cambiamento climatico in sé. E quindi questo richiede un maggior coordinamento con l'Unione Europea. La sicurezza climatica in realtà già entrerà a far parte del NATO 2030, nel 2021, di considerazioni più ampie sono state fatte anche attraverso il Security Action Plan per Climate Change. Però detto questo, quello che è importante ricordare è che, come diceva anche Giovanna, 21 stati membri dell'UE sono anche membri della NATO, e questi paesi non possono permettersi di avere standard diversi o duplicazioni di forze, e quindi mentre entrambe le organizzazioni hanno portato separatamente avanti delle iniziative in questo ambito, si è comunque tenuto aperto un dialogo costante. Infatti il personale UE e della NATO ha aperto un dialogo nel quadro dell'attuazione di un insieme di proposte comuni anche in materia di cambiamento climatico, naturalmente la sfida per il futuro è trovare il modo migliore per lavorare ancora di più insieme su queste tematiche. Però ci sono secondo me delle considerazioni importanti da fare, e tra queste è che l'Unione Europea dispone di uno spettro più ampio di competenze e strumenti che possono consentire di fornire una risposta a queste sfide, e che le disposizioni europee in materia di cambiamento climatico sono vincolanti per gli stati europei della NATO, e sebbene non sono vincolanti per gli stati che non fanno parte dell'Unione Europea ma sono della NATO, e lavorando insieme alla NATO si può aiutare a standardizzare certi processi ed alzare gli standard anche per i paesi NATO che non sono dell'Unione Europea. E inoltre la NATO
cioè non può essere la risposta al cambiamento climatico, perché la risposta al cambiamento climatico non può essere militarizzata, e quindi serve anche alla NATO poter cooperare con l'Unione Europea. E dall'altra parte la NATO invece può aiutare l'Unione Europea nella valutazione del rischio, l'implementazione e pianificazione strategica nella quale ha maggiore esperienza, ma anche e soprattutto nei meccanismi di risposta alle crisi che potranno emergere a causa del cambiamento climatico, considerando che la NATO ha una capacità di rispondere ai disastri naturali che altre organizzazioni non possiedono. Quindi, per concludere, ritengo che le minacce emergenti alla sicurezza come climate change possono essere un elemento importante nell'avanzamento della cooperazione fra le due organizzazioni, anche considerato che a differenza di altri temi, come i rapporti con la Cina ad esempio, il tema del cambiamento climatico è spesso meno divisivo all'interno delle due organizzazioni rispetto ad altre tematiche che sono più politicizzate. Ora, non sempre, però in questo caso sicuramente meno di altri temi, e adesso ci si aspetta la revisione del concetto strategico della NATO in vista del vertice di Madrid del 2022, e si pensa che questo avrà anche l'ambizione di rendere l'alleanza più adatta a rispondere alle sfide globali emergenti, incluso il cambiamento climatico, ma anche il tema naturalmente della cooperazione con l'Unione Europea in vari ambiti, incluso questo sicuramente ne entrerà a far parte, così che saranno tematiche anche che saranno comprese sicuramente nello Strategic Compass dell'Unione Europea. Quindi staremo a vedere come si svilupperà. Grazie mille Erika per aver completato benissimo il quadro portandoci appunto alla sfida climatica, e con il tuo intervento ci avviamo alla conclusione. Vedo che nel frattempo ci ha raggiunto l'ambasciatore Francesco Maria Talò, che ringrazio, e siamo al termine di un dibattito che devo dire è stato davvero molto ricco di spunti e di riflessioni. È particolarmente difficile affrontare un tema così complesso in un'ora e mezza, ma devo dire che abbiamo posto le basi di una bella discussione che vogliamo continuare sicuramente nei prossimi giorni. E le opportunità di collaborazione NATO-Unione Europea sono tante. Tutti i relatori e le relatrici di oggi sono d'accordo nel dire che questa cooperazione è sempre e più che mai necessaria oggi, di fronte alle sfide crescenti e ad un quadro geopolitico particolarmente complesso. Le basi della collaborazione sono state poste. L'ambasciatore Stefanini ci parlava della necessità di una joint venture di fronte appunto a sfide come quella anche climatica di cui ci parlava ora la dottoressa Pepe. La difficoltà ora è tradurre questa necessità in realtà, superando quelle che sono poi anche un po' le divergenze anche politiche che ci ha ben illustrato la dottoressa De Maio. E mi piace ricordare anche una riflessione portata dal direttore Politi sulla necessità anche di un accordo politico, ricordandoci appunto che l'alleanza è innanzitutto un'organizzazione politica. E il cantiere della cooperazione è quindi aperto, è in espansione, e sarà sicuramente oggetto delle riflessioni che anche all'interno della NATO e dell'Unione Europea sono in corso sulla visione per il futuro. E con questo ringrazio tutti i relatori e le relatrici di oggi e lascio la parola all'ambasciatore Talò per le sue conclusioni. Grazie ancora per essere qui con noi. Allora, grazie per questo invito e chiedo scusa per essermi collegato solo da poco, ma insomma sono giornate intense in Europa per le nostre sfide della sicurezza. Purtroppo viviamo in un contesto che continua a presentare delle sfide, incluse quelle che vengono da Est, ma dobbiamo guardare a un futuro ancora più complesso. Ne avete fatto cenno, insomma sentivo l'ultimo intervento nel quale si parlava delle sfide del cambiamento climatico. Sì, erano previste già e lì bisogna dire sono stati molto lungimiranti i redattori del concetto strategico del 2010 che già parlavano di questo,
ma ora questo è veramente il grande tema del XXI secolo. Quindi ci troviamo di fronte a minacce più tradizionali come quella russa, altre che si sono aggiunte, sono diventate, come noi diciamo, le più imminenti, cioè la sfida del terrorismo, ad esempio. E poi c'è da tener conto della Cina, naturalmente, ecco un altro elemento che ancora nel 2010 veniva pressoché ignorato nel concetto strategico. E il nostro lavoro da qui al vertice di Madrid, che sarà a fine febbraio, sarà proprio incentrato sulla necessità di aggiornare un documento, concetto strategico, che in ordine di importanza, come si dice in linguaggio giuridico, tra le fonti è praticamente la seconda, se vogliamo, seconda soltanto al Trattato di Washington, all'atto fondante dell'alleanza, un concetto strategico quindi che già per la sua natura, per essere un documento di medio periodo, medio lungo, ne abbiamo avuti 7 fino adesso, considerando che l'alleanza ha 72 anni di vita, insomma parliamo di una prospettiva più o meno decennale, l'ultimo è appunto del 2010. Quindi dobbiamo avere allo stesso tempo la capacità di fotografare un presente che è diverso da quello dell'ultimo concetto strategico del 2010 e di immaginare e di essere, dare anche flessibilità al documento per immaginare le evoluzioni future che certamente presenteranno un quadro molto più complesso, un quadro di un mondo se vogliamo più piccolo, è un po' una banalità ma è un fatto, come in modo progressivo direi quasi in modo così che si moltiplica rapidamente e è più vicino perché gli strumenti anche tecnologici lo rendono, rendono tutti noi più vicini a quello che succede lontano, tutto più interdipendente, no? Il famoso battito di una farfalla che da Hong Kong può causare un uragano da noi e del resto l'esempio viene proprio dagli studiosi di meteorologia che poi si può applicare a tanti contesti. Quindi Russia sì, ma terrorismo sempre di più, direi anche dopo l'esito della vicenda afghana e su un arco molto grande che ci interessa da vicino perché è tutto quel grande sud che va dall'Afghanistan al Sahel e poi quella cinese che è una sfida anche per noi pur rimanendo un'alleanza, noi ci teniamo a ricordarlo, regionale per definizione, si chiama Trattato del Nord Atlantico, però pur essendo molto grande questo contesto geografico dell'area euroatlantica, non è globale. E quindi non possiamo pensare che la NATO possa agire in tutto il mondo, però deve certamente avere un approccio globale, cioè avere una visione tale da comprendere le sfide che vengono verso di noi. E la Cina, sia per motivi geografici, ma soprattutto per motivi tematici, per la sua ruolo crescente di protagonista nel mondo, a partire dall'economia, ma anche negli aspetti tecnologici e anche per il proprio rafforzamento militare, è un interlocutore del quale tener conto, semplicemente, insomma, è un dato di fatto questo. Tutto ciò come, in che modo si inserisce il rapporto con l'Unione Europea? Possiamo dire che insieme NATO e UE costituiscono, sono due aspetti di quello che potremmo chiamare l'Occidente politico. E credo sia molto importante tornare al concetto di Occidente. E del resto i padri fondatori dell'Unione Europea o dell'Europa, del meccanismo di integrazione europea, tra i quali ovviamente non possiamo dimenticare De Gasperi in questa sede, sono anche quelli che hanno promosso il rapporto transatlantico. Le due cose devono marciare insieme come il modo complementare. Ora, complementarietà credo che sia la parola d'ordine con cui nelle ultime settimane o mesi si sta superando una certa visione un po' conflittuale, quantomeno
che presentava il rafforzamento dei due ambiti come quasi come alternativi, che era una cosa che noi riteniamo profondamente sbagliato. Noi pensiamo che un rafforzamento dell'Unione Europea, anche nella sua dimensione di sicurezza e militare, possa soltanto essere utile e rafforzare quindi la NATO. Certamente bisogna farlo con attenzione, evitando le duplicazioni, soprattutto in un contesto di limitate risorse, ma essendo consapevoli che l'Europa, direi l'episodio, insomma la storia afghana lo ha confermato, deve avere la capacità, quando è necessario, di poter agire in crescente autonomia, ma non in antinomia rispetto alla NATO. E qui direi vanno sottolineate alcune differenze che sono aspetti di complementarietà. Io talvolta, un po' semplificando, dico che la NATO è più vasta, la UE è più profonda. In che senso? La NATO ha, e questo è un dato di fatto rilevantissimo, alla NATO fanno capo circa 1 miliardo di cittadini nel mondo. L'Europa direi meno della metà con l'uscita del Regno Unito. Quindi se è vero, ed è importante ricordarlo, che ben 21 degli alleati della NATO, dei 30 paesi NATO, sono anche stati membri dell'Unione Europea, quindi una maggioranza tra noi nella NATO e anche UE, ma quei 9 che non sono UE sono paesi di peso, almeno alcuni tra di loro, perché ci sono gli Stati Uniti, basterebbero loro, e poi c'è adesso il Regno Unito, c'è la Turchia, oltre ad altri, anche molto rilevanti da un punto di vista geografico, se vogliamo, come la Norvegia o l'Islanda. Quindi è un fatto di cui tener conto, questa vastità, ma soprattutto è una vastità che dà peso, perché ad esempio se parliamo di spese militari, all'incirca l'80% delle spese militari dei paesi della NATO ricade sulle spalle di paesi che non sono UE, cioè quei 21 paesi contribuiscono all'incirca per il 20%, mentre gli altri 9 per l'80%. Perché semplicemente per il fatto che tra gli altri 9 ci sono gli Stati Uniti. È chiaro, se non fosse così sarebbero molto diversi i rapporti. E ancora ricordavo l'aspetto, se vogliamo, geostrategico, che è molto rilevante, e c'è poi l'aspetto politico, quello della capacità tecnologica. Insomma, è importante lavorare insieme. Non si può pensare a una UE, a un'Unione Europea che possa essere come un terzo polo, come l'alternativa per essere forti ed autonomi rispetto a Cina e a Stati Uniti, che sono i protagonisti della sfida del XXI secolo. Ora, una UE più forte, che sicuramente è nei nostri auspici, può fare in modo che la sfida sia come dovrebbe essere tra Occidente, se vogliamo, e la Cina, non più soltanto tra Stati Uniti e Cina, anche perché è inutile nasconderselo, oggi nessuno in Occidente da solo può pensare di vincere e di superare quello che fu 60 anni fa il cosiddetto Sputnik Moment, cioè il momento in cui gli americani pensarono che c'era un rischio serio che l'Unione Sovietica li superasse in quella grande corsa della sfida verso lo spazio, che era certamente tecnologica ma con implicazioni militari e, se vogliamo, valoriali e culturali. Gli americani sostanzialmente vinsero quella sfida da soli, perché erano talmente forti a quell'epoca, negli anni 60, da poterselo permettere rispetto ai sovietici. Oggi non è più così, non è più così scontato. Quindi il tema del vantaggio tecnologico da preservare per l'Occidente nel suo insieme e poi nello specifico per la NATO, così come per l'Unione Europea, così come per ciascuno dei nostri paesi, è direi un tema fondamentale. Lavorare su nuove tecnologie, tecnologie che sono sempre più duali, hanno un carattere quindi sia militare che civile.
E lì la UE ha qualcosa di più invece rispetto alla NATO, quando parliamo soprattutto di civile. La UE, dicevo prima, è, direi, un po' semplificando, più profonda, perché ha semplicemente già una capacità regolamentare, dice, di normativa, è qualcosa di diverso e di più rispetto a un'organizzazione internazionale. La NATO, se vogliamo, rimane un'organizzazione internazionale un po' tradizionale, no? Intergovernativa, nella quale vige la regola del consenso, nella quale tutti gli stati, almeno formalmente, anche se non sempre nella sostanza, hanno lo stesso peso, e quindi, diciamo, è un po' più complessa, se vogliamo, da un punto di vista della decisione, anche se è molto più forte, insomma, e da questo punto di vista incommensurabile da un punto di vista militare. Ma discutere delle stesse cose, gli interessi comuni, sia in ambito UE che in ambito NATO e possibilmente insieme, presenta dei vantaggi, perché basti pensare appunto ai temi come le nuove tecnologie, l'innovazione o il cambiamento climatico. Farlo nella NATO vuol dire sentire la voce e dare degli indirizzi che coinvolgono l'altro lato dell'Atlantico, gli Stati Uniti, quindi insomma il nostro partner di maggiore peso. Poi farlo nella UE vuol dire passare all'azione anche da un punto di vista normativo. E qui vorrei ricordare un altro tema che adesso, scusandomi se magari è già stato approfondito, ma appunto non essendo l'ultimo arrivato, non lo so, quello della resilienza. Ora, non ne avete parlato. Ecco, la resilienza, anche se oggi forse non se ne è parlato, è ormai una parola che è sulla bocca di tutti, tanto da la mia paura che rischi di diventare un po' abusata e quindi poi, insomma, perde di peso e la gente ne ha un po' annoia. Però è effettivamente un tema fondamentale, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia. Cioè la capacità delle nostre società e delle diverse organizzazioni di assicurare continuità nel prestare i servizi, o insomma nella missione che ciascuno deve adempiere, anche di fronte a situazioni e a pressioni estreme. Cosa che tutto sommato siamo riusciti abbastanza bene, pur con terribili sacrifici, a fare nel corso di questa pandemia. È qualcosa che riguarda aspetti militari come civili, internazionali come interni, cioè entra in quell'immensa e sempre più rilevante area grigia che non possiamo ignorare. Allora, se è vero che c'è un'area dove la NATO ha un chiaro vantaggio, ha un ruolo diciamo di guida e tradizionale importante come quello militare soprattutto in un contesto internazionale, e la UE qui ha certamente, almeno per noi che siamo stati membri dell'Unione, un ruolo guida. Cioè quando si parla di resilienza entriamo in contesti nei quali le competenze nazionali e per i paesi che sono membri dell'Unione Europea sono prevalenti. Però è utile parlarne nella NATO, perché nella NATO abbiamo un contesto diverso, abbiamo il contesto appunto più vasto, quello che coinvolge gli americani, e direi che in tutto questo noi italiani possiamo dare un grande contributo e non dobbiamo essere diciamo, timidi nel parlare di questi temi o addirittura refrattari pensando che si tratti di novità che ci interessano poco, che magari possono essere portare a qualcosa di rischioso. Cioè, noi italiani abbiamo degli strumenti di resilienza straordinari per la nostra società, magari non ce ne rendiamo conto, ma il Servizio Sanitario Nazionale, con tutte le sue imperfezioni, soprattutto con tutti i suoi squilibri interni nel territorio nazionale, è qualcosa che pochi paesi hanno come noi. Ma anche la protezione civile, i vigili del fuoco, l'arma dei carabinieri che è così particolare e veramente senza confronti in nessun altro paese.
con la sua capillarietà, con la sua duplice natura di polizia e forza militare. Ecco, il tema della resilienza sarà anche caratterizzante del prossimo concetto strategico ed allo stesso tempo è un tema sul quale, nelle sue poi varie sfaccettature, la NATO e la UE possono lavorare sempre di più insieme. Puntiamo a una dichiarazione congiunta, da avere spero presto. Abbiamo nel frattempo questi due processi, di questo forse avete parlato, la bussola strategica sul lato UE e il concetto strategico, che sono da un lato tra loro indipendenti e diversi, dall'altro certamente vanno coordinati o almeno si deve tener conto l'uno dell'altro. Hanno una tempistica probabilmente un po' diversa perché la bussola dovrebbe essere approvata in primavera durante la presidenza francese, forse a metà della presidenza francese, mentre sul concetto strategico ci siamo dati un appuntamento a fine giugno. Ecco, è fondamentale che si tenga conto l'uno dell'altro e quindi che si sviluppi sempre di più questo dialogo. Dialogo e azione, lo abbiamo visto in modo plastico, evidente, poche settimane fa, quando il segretario generale della NATO, Stoltenberg, con la presidente della Commissione, von der Leyen, insieme sono stati a Vilnius e a Riga, mandando un messaggio forte di coesione di quello che dicevo prima all'Occidente politico rispetto a quella crisi di migranti, crisi artificiale, vogliamo. Si sviluppava proprio ai confini di quei due paesi baltici, la Lituania e la Lettonia. Ecco, io non so, mi sono andato un po' a braccio passando da una cosa all'altra, ma volevo darvi un po' la sensazione di quello che succede qui quando si parla di questi temi. Grazie, io la ringrazio tantissimo, ha sicuramente aggiunto degli elementi molto interessanti alla nostra discussione. E come diceva lei, siamo in una fase importante per il dialogo e per un'azione coesa tra NATO e Unione Europea e di questo insomma oggi abbiamo parlato un po' a tutti. Parole chiave: complementarietà tra NATO e UE e anche una maggiore cooperazione nel nome di una maggiore resilienza, no? Di cui di tutte le nostre società hanno bisogno. Quindi io la ringrazio ancora una volta e insieme a lei ringrazio tutti i relatori e le relatrici di oggi e anche gli studenti e giovani che ci hanno seguito qui su Zoom ma soprattutto in diretta sui nostri canali social. E vi ricordo che continueremo domani questa riflessione con Benedetta Berti e affronteremo nello specifico proprio il nuovo concetto strategico della NATO e l'agenda NATO 2030, quindi la riflessione continua domani alle ore 17. Grazie mille a tutti.